Buonasera, leggo alcuni brani tratti da Nonna Luciana e la Costituzione italiana spiegata ai bambini di Silvia Del Zoppo, Lineadari Editore, anno 2018. Una nonna racconta alla nipotina gli articoli. Tutti gli articoli della Costituzione, letti e studiati uno per uno, servono per farci vivere in pace. Ma io ho un debole per il prossimo articolo che ritengo importantissimo. Se tutti lo rispettassero, si eviterebbero tanti liti e noie. Dice che tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Non importa se sono uomini o donne, ne importa il colore della pelle, non importa che lingua parlano, né la religione. Non importa che idee politiche hanno o le scelte che fanno, se sono ricchi o poveri. Davanti alla legge siamo tutti uguali. Pensa per esempio alla scuola. Se ti chiedessi di dividere i tuoi compagni in gruppi, quanti insiemi potresti creare? Prova a dirmelo, io prendo nota. La nipotina risponde: maschi e femmine, ricchi e poveri, grandi, medi, piccoli. Biondi, rossi, castani, neri. Chi mangia a scuola e chi va a casa. Chi prende bei voti e chi li prende brutti. Pensa un po', dice la nonna, se tu o qualcun altro dicesse, solo questi, solo alcuni sono importanti e possono parlare. Gli altri invece devono tacere e non dire ciò che preferiscono. Sai quanti litigi, quante cattiverie, quante ingiustizie. Ascolta bene l'articolo e subito dopo la filastrocca. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Tutti uguali siamo, sai? Non ci credi? E perché mai? Tanti sono i colori della pelle, eppure siamo tutti fratelli e sorelle. Se fratelli diverremo, un sol colore noi avremo. Pelle bianca, rossa o nera, l'uguaglianza è proprio vera. Maschi o femmine, che c'è? Sono proprio uguali a me. Per la legge siamo uguali, siamo tutti un po' speciali. Vero che questo articolo 3 è importantissimo? Conclusione. È la nipotina che parla. Cari amici, avete capito com'è forte la mia nonna? Scommetto che anche le persone anziane che conoscete voi sanno una montagna di cose. A volte non le raccontano perché non osano oppure perché non vogliono fare il so tutto io. Se però voi li interrogherete, come ho fatto io, vi sentirete raccontare tantissime cose. Ascoltarli servirà a noi per sapere e a loro per sentirsi importanti. A volte vi annoieranno un po' perché certe cose le ripeteranno in più occasioni, ma sarà comunque un'esperienza fortissima. Sapete una cosa, amici? Se sarete fortunati, alcuni nonni vi faranno anche vedere degli oggetti a loro cari, monete antiche, spille, dischi o altro. Se poi apriranno la scatola delle fotografie, che meraviglia! E magari troverete anche dei filmati di quando i nonni erano giovani. Sarà tutto fantastico. Fate come ho fatto io. Vi divertirete e vedrete che farete contenti quei brontoloni dei nonni. Ciao, devo andare a scuola. Forse ci incontreremo ancora, ma per ora vi lascio con un'ultima filastrocca che ho scritto per voi insieme alla mia nonna. Ciao a voi, miei cari amici. Non ci vuol molto per essere felici. Un nonno con un nipotino. Un anziano con un bambino. I ragazzi si possono divertire ascoltando storie a non finire. Dei nonni devi andare fiero,
e ascoltarne il racconto vero, dei fatti lontani, del tempo che fu, quando non eri ancora nato tu. Fatti successi, che meraviglia, proprio all'interno della famiglia. Fatti accaduti nel tempo andato per la difesa del nostro Stato. Ti ho raccontato la Costituzione da ricordare con commozione, pensando a chi la volle così per farci felici fino oggi di. Quando più grande diventerai, tutti gli articoli poi studierai. Per ogni Stato di tutto il mondo, onore e rispetto ci vogliono in fondo. Le leggi degli altri conoscer potrai e con cura le rispetterai. Ricorda che tutto bene andrà quando la gente rispetterà con gentilezza e grande bontà la fratellanza e la libertà. Il racconto di nonna Luciana finiva così, ma non è finita qui.